Buongiorno da Giulia Mancinelli. Un bambino di 3 anni ha rischiato di annegare ieri pomeriggio mentre faceva il bagno nella piscina di una struttura su lungomare Italia a Marzocca. Il piccolo è stato soccorso per primo da un bagnante che era anche un medico e che ha effettuato un lungo massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorritori. Sul posto è poi arrivata l'ambulanza. Il bambino è riuscito ad espellere acqua ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Salesi. È stato trovato morto in un bungalow in un camping sul lungomare da Vinci lo chef anconetano Stefano Serrani, 56 anni, che stava trascorrendo alcuni giorni di vacanze in città. Serrani è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche la polizia, che ha confermato la fatalità del decesso. Prende il via questa sera alle 18 la tradizionale fiera di Sant'Agostino, che proseguirà fino al 30 agosto. Da questa mattina la viabilità in praticamente tutto il centro storico sarà off limits. Per agevolare l'afflusso di visitatori, da domani sarà disponibile il servizio di bus navetta gratuito con 3 linee, con partenza ogni 15 minuti dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 24 dai principali parcheggi scambiatori. Dopo il rinvio dello spettacolo causa maltempo, si terrà domenica l'esibizione a Senigallia di David Mazzoni. Il celebre tenore dorico, protagonista di Italia's Got Talent, calcherà il palco di Piazza Roma domenica 1 settembre a partire dalle 21:30. Lo sport, il ciclismo, gli esordienti classe 2010 del team Cicli Cingolani sono andati a segno nell'oro nella gara disputatasi domenica sul circuito alle Piane di Montegiorgio. 40 km percorsi in totale, ritmo sostenuto per il circuito piuttosto tortuoso disegnato per i 40 esordienti. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.